Quanto è bello questo suono, ragazzi. Io mi emoziono come fosse la prima volta che lo sento. Sono un malato. Io mi rendo conto qua dei problemi. Beh, però è sempre emozionante sentirlo, è una figata. Sì, Ciao sì. ragazzi, ciao Ciao a ragazzi. tutti, ragazzi. bentornati dopo questo panel pazzo, furioso e assolutamente fuori di La testa. follia, ma ci stava, dai, il panel fuori di testa ci stava, era Esatto, dovuto. esatto. Quindicesimo panel questo in cui, come si diceva, affronteremo il tema dei dettagli. L'abbiamo chiamato Oltre il dettaglio proprio perché vogliamo andare a scavare su quelle che sono le particolarità e l'attenzione che i nostri ospiti mettono nella cura del dettaglio, dei costumi soprattutto, ma in generale nel parlare di Star Wars. Quindi direi subito di cominciare a inserire i nostri ospiti, se non avete altro da aggiungere voi, poi ne parleremo con loro, li introdurremo pian piano quando sono con noi. Cominciamo da Piero Bocos, Piero Tatooine Bocos, eccolo qua. Ciao Piero. Ciao Piero. Grande Ciao Piero. ragazzuoli. Intanto subito, Pianissimo. dov'è la mia maglietta gialla? Sarò il quindicesimo che ve lo chiede, ma Sì. la Guarda, maglietta... ci stiamo organizzando per mettere in vendita queste usate da domani. Usate? Certo. Sì, senza Allora, lavarle, l'importante è che ovviamente. non le abbiate, esatto, Esatto. perfetto. Adesso Dai, sono screen used. comunque possiamo fare uno scambio perfettamente. Io ti do la mia, tu mi dai la tua. Cioè, parliamone. Mettiamoci d'accordo, eh? Introduciamo qui anche Amedeo Tecchio, eccolo qua. Amedeo, grande. Ciao Becio. Amedeo, Ciao ciao Amedeo. Becio, la penna bianca. Ciao. Serissimo. Ora sei serio. Esatto. Grande E Amedeo. ultimo, ma non ultimo, Carissimi, Fabri... si sente? Fabri... Sì. Sì, si Sì, sente bene. Dicevo, ultimo, ma non ultimo, Fabrizio Falà. in arte Ciao, Dark Side. Dark Side, esatto. Buonasera a tutti Guarda. quanti. Ciao Fabrizio. Guarda lì, Ciao a guarda lì. tutti. Stavo per mettere la stessa maglietta, Fabri. Stavo per mettere la stessa maglietta, ti giuro. Per fortuna non l'hai fatto. Almeno non siamo anche noi con le magliette uguali come quelli sopra. È vero, siamo ca casualmente capitati noi sopra in giallo e voi Esatto. sotto. Guarda lì. Devono sentirsi superiori, guardali. Io non sono centrato nella mia camera, ma va bene lo stesso. No, no, Va bene. sì. Sei bellissimo, Fabrizio, sei Non ti bellissimo. preoccupare. Quindi Ok. cominciamo a parlarne un po' di questa. Noi l'abbiamo proprio chiamato Oltre il dettaglio perché sappiamo che voi siete attentissimi ai dettagli. Ogni cosa che fate in generale, ma in questo caso ovviamente parliamo di Star Wars, cercate di scavare, di andare a carpire quelli che sono i più piccoli dettagli per poi riprodurli in maniera precisa. Diteci un po' di questa vostra ricerca, di questo vostro modo di approcciarvi al dettaglio. Alla follia. Esatto. Infatti. Vai, Fabri. Dove iniziare io? Di solito la parola si dà più agli anziani. Io Cioè tu, praticamente sono il più anziano? Ok, tu sei più va anziano, più di bene. me Va bene, sicuro. allora parlo io. Alzo la mano e parlo io. Vai. Ok. Allora, ricerca del dettaglio. Bene. Praticamente nel mondo di Star Wars ci sono molte persone appassionate per diciamo, i costumi di Star Wars. Scusate, scusate se interrompo. Già, allora giusto. parlavi subito tu, a Ma si sente posto. la Franceschina, non lo so. Voi Eh? siete a posto? Non ho capito nulla. Dice Medeo. Niente. A posto, così. Basta. A me dai da due mila. Niente. Ciao. Niente, Ok. arrivederci. Si sta riproponendo il panel di prima. Non so, non volevo dirvelo, però. Ok, vai, vai. Vai, Fabri. Mi sono perso di che stavamo parlando. Ah, dei dettagli. Non Sì, avevi ancora ok. iniziato. Ah, è vero, strano. Bene. Allora, dicevamo, c'è una parte dei fan di Star Wars che è appassionata di costumi di Star Wars. E in questa parte di persone c'è una parte ancora più piccola di persone veramente appassionate di costumi che vogliono avere delle repliche super mega fedeli,
quindi con tutti i dettagli possibili immaginabili che si possono, diciamo, avere o replicare sul proprio costume. E in questo, diciamo, mondo ci siamo noi, quelli che praticamente cercano di scoprire ogni singolo dettaglio, ogni singolo pezzo, ogni singola provenienza di ogni singolo pezzo per cercare di replicare o addirittura cercare di trovare il pezzo stesso vecchio del 1970 o del 1980 per poterlo inserire direttamente nel costume, in maniera tale che diciamo l'effetto visivo è praticamente perfetto ed è una replica perfetta di quello che è il pezzo originale. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Basta, ma fino a che punto fino a che punto si arriva di mania? Adesso io e te, Fabri, ne abbiamo già parlato più volte di sta cosa qui, ma vorrei trasmettere questo grado, per quello dico follia, perché sono cose completamente impensabili per un Amedeo. Non ce l'ha fatta, non aveva l'età. Adesso mettiamo il cartonato con tutti i dettagli, però uno a uno. Perché uno pensa che il dettaglio è solo qualcosa che in realtà vediamo, no? Io mi metto il costume di Darth Vader e quello è. Però il dettaglio di cui parleremo anche è anche quello che non si vede. Esatto. Allora, il dettaglio che non si vede, certe volte si parla di dettagli che sono all'interno del costume. Nel dettaglio di come il costume è montato, di che tipo di scotch o vite o rondella è stata usata per agganciare determinati pezzi uno con l'altro o addosso. E il fan, quello più fanatico, vuole la stessa roba, cioè nel senso la stessa colla, lo stesso materiale. Se la colla è stata messa male, vuole che la colla sia messa male. Se c'è una ditata, ci rivuole la ditata. Cose che normalmente, magari, se altre persone vedessero questo stesso pezzo, direbbero: ma che schifo, come è fatto male, quella persona che l'ha fatto non ha lavorato bene, perché guarda che si vede questo che è sfrisciato, questo non è verniciato bene. Invece no, è proprio così, è così che deve essere, perché se è troppo fatto bene sembra un giocattolo e quindi esatto. Non è più una cosa da un film, è un giocattolo. È il vero fan, quello che vuole il costume perfetto, non vuole il giocattolo. Esatto. Anche perché ricordiamoci che nel 1977 non ci credeva nessuno a sto film, per cui dove potevano risparmiare hanno risparmiato principalmente nei costumi. Se voi vi prendete il Blu-ray della versione di A New Hope, anche se rimasterizzata comunque con i vari inserimenti di George Lucas, se guardate bene nel Blu-ray il casco di Vader, il dome e via dicendo, vi accorgerete che ci sono pennellate, schegge, scheggiature, rovinature, il casco si muove, ha un sacco di difetti, perché nel farlo non ci credevano, per cui ho detto spendi il meno possibile, cosa che invece non accade dall'Impero colpisce ancora in poi, dove l'armatura comincia a essere bella lucida. Ti correggo subito. Però colpisce ancora, nonostante certi miglioramenti, ha delle cose veramente imbarazzanti. Cioè, se tu vai ad analizzare i fotogrammi degli Stormtrooper, però colpisce ancora, cioè si vede che sono proprio gli avanzi tremendi di A New Hope rattoppati nei peggio modi, montati ancora peggio, tipo gambe scambiate, la destra sulla sinistra, cioè nastro isolante bianco ovunque, sono delle cose orrende. Ma sul serio. Però se vuoi replicare devi trovare lo stesso nastro isolante, se no non va bene. Certo. Importante, fondamentale. Mi inserisco un attimo proprio a piede teso nella conversazione per fare una premessa, secondo me importante. Perché ci sono quelli che io definisco comunque due hobby diversi fondamentalmente. Cioè, quello comunque del costuming e quello delle prop replica, che hanno una zona in comune, cioè si intersecano queste due aree. C'è chi vuole il costume per truffare, per indossare, per fare l'evento, e quindi è perfettamente accettabile anche una visione un po' più idealizzata, un po' più pulita, un po' più tecnologica e, da un certo punto di vista, un po' più credibile. Cioè, se fosse vero quell'armatura, nella realtà non avrebbe tutte quelle bogne, quelle schifezze, la vernice saltata, ad esempio, degli elmi di New Hope.
Dall'altra parte, appunto, c'è quello della replica, in cui se vuoi l'elmo da Stormtrooper lo devi stampare con lo stesso polietilene per piscine verde schifoso, che non prende la vernice manco a pagarla, verniciarlo in modo che la vernice faccia le gocce di colatura, si stacchi nei punti giusti e tutto il resto, e allora crei una replica, per quanto perfetta, dell'originale. Questo è un po' per chi vorrebbe un originale, ma come sappiamo ormai sono irraggiungibili, quindi ci si accontenta, tra virgolette, della miglior replica possibile. Per questo, quelli che per noi sono dei pregi, che sono i difetti riprodotti, per magari la maggior parte invece dei fan, questi difetti sono proprio quello, cioè sono asimmetrie, sono verniciature sbagliate, eccetera, eccetera. Quindi secondo me, purtroppo, spesso chi segue la via della replica viene chiamato nei forum tantissime volte elitist, no? Come se avessimo un atteggiamento di superiorità. In realtà non è così, nel senso che io sono contentissimo che la maggior parte delle persone possa prendersi anche un Black Series e amarlo, perché rappresenta quel personaggio. Ma ad esempio, per me, una grossa parte del hobby non è solo indossare un costume, anzi è quasi più divertente da un certo punto di vista fare proprio tutta quella fase di ricerca, quindi andare a trovare, scoprire da dove derivava quel pezzo, le misure, ricavarle, confronti, andare a scavare di tutto, dai fotogrammi del film, dalle foto di produzione, cioè c'è tutto un lavoro dietro che secondo me è estremamente affascinante, anche perché tante volte ti vai proprio a domandare qual è stata la logica che hanno usato all'epoca per realizzare quel prop. L'hanno verniciato perché non avevano un'altra possibilità, perché farlo così costava meno, quindi c'è tutto un lato, che è quello del dietro le quinte, che è estremamente affascinante. Insomma, a noi piace anche indagare proprio su questo. Ma io vi chiedo, ma ancora oggi, dopo ormai 40 anni dai primi film, eccetera, ci trova ancora qualche particolare che fino a ieri non si era visto? Assolutamente sì, ma proprio guarda, ti parlo anche di questioni di giorni fa. Tipo? Io sono particolarmente specializzato in alcuni campi, soprattutto ad esempio quello dei TIE Pilot o quello degli Snow, su Vader lascio parlare Fabrizio che è più competente, ma anche lì ad esempio è una cazzata incredibile. Ma io ho fatto un costume da Vader, Fabrizio mi è testimone, ho detto dai, ho un po' di pezzi, mi faccio un costume giusto per fare gli eventi, non troppo accurato. A un certo punto in chat con Fabrizio, con mio fratello, era: ma secondo voi il pannellino interno dentro l'occhio, che manco si vede, era nero o era grigio? Perché fino ad arrivare al punto che, piccolo vanto personale, no? Si è sempre dato per scontato che Vader avesse questa catenella di plastica, che in realtà è un found object, no? È una catenella di plastica che trovi anche nei cantieri in America, ovunque, costa niente. Quindi la gente prende questa catenella di plastica, semplicissima, attacca il mantello. Io mi stavo facendo sto mio costume da Vader senza pretese. A un certo punto guardo delle foto e dico: ma le maglie di sta catena, pur essendo di plastica, non mi tornano. Prendi la foto, Photoshop, cerca le foto dietro le quinte a maggior risoluzione, Photoshop, porta in scala e noto che effettivamente il disegno della catena è leggermente diverso. Ho sentito, eccole qua, questa è quella che si trova comunemente, infatti, se vuoi scorrere, ho sentito, e anche qui insomma sono cose importantissime da avere, un mio contatto con accesso agli archivi della Lucasfilm, che mi ha detto: guarda, abbiamo scoperto che effettivamente ci sono delle catene, queste sono le immagini che ho usato proprio per trovare e confrontare il profilo, visto che si riescono a vedere in maniera abbastanza piatta, senza deformazioni di lente, eccetera, e dopo ho fatto la sovrapposizione, eccola qua. Se vedete, quella in basso a sinistra è la catenella che si trova comunemente nel lato sinistro, in alto è quella del ritorno dello Jedi. Se notate, la parte, il buco, diciamo, è molto più grande. Più grande. La sagoma proprio è leggermente diversa, e quindi a destra vedete la catena che ho fatto io tagliare al laser. No, vabbè. Per avere la catenella col profilo curato.
Meraviglioso. E penso di essere l'unico, perché ho parlato con uno degli esperti maggiori al mondo di Vader, e gli ho detto: guarda, ma sai che secondo me la tua catenella non è giusta? Mi ha guardato come del tipo: ma che cazzo vuoi? Si è sentito male nel frattempo. E a quel punto ha usato la catena per un altro modo. Guarda, però capisco come si è sentito perché mi sento come di non aver mai visto Darth Vader in vita mia, adesso che hai fatto notare questa cosa. Cioè, non l'ho mai visto bene. Beh, ma guarda, è una cosa normale. Tanta gente ha scoperto che il casco di Vader non era solamente nero, ma aveva Nero. due colori. Penso che dopo non si sa quante volte che avevano visto il film, tipo, ma perché è colorato in un'altra maniera? Eh sì, sono due colori. Quella è una roba, è la roba, una delle robe più flashanti, perché secondo me anche parecchi in chat scopriranno questa cosa adesso, perché il fatto che sia bicolore non è bicolore tipo rosso-nero del Milan, ma è bicolore, è fatto in modo che il pubblico non se ne accorga, perché è un discorso di rifrazione della luce. Tanto che in Revenge of the Sith, correggetemi se sbaglio, il casco è completamente nero, perché con le nuove tecniche di illuminazione e via dicendo, ci si poteva permettere di farlo completamente nero. Negli anni 70 ci volevano delle illuminazioni particolari, per cui per aumentare l'effetto della tridimensionalità del casco, alcune parti erano in gunmetal, altre in nero, ma l'occhio non lo percepiva. A meno che Tra non l'altro in diventa maniera asimmetrica, tra l'altro in maniera brutale, proprio perché fatta all'ultimo secondo, in quanto inizialmente il casco era esatto. tutto nero, poi quando hanno incominciato a registrare si sono resi conto che non si capiva niente della faccia, e per quello poi adesso nel Blu-ray si vedono le pennellate, perché quello è stato poi pennellato al volo, tipo, ok, qui fuori c'è la carrozzeria della, mi pare che cos'era, no, la Bentley della Rolls-Royce, tipo, andate a prendere un po' di grigio. E gli ho dato una botta di grigio così. Via di pennellate Esatto. proprio ignoranti. Quindi vai a posto, risolto, continuiamo a girare. Tanto chi le vede le pennellate? Che ti sai che una volta poi Non è uscirà che il tra Blu-ray? 40 anni ci saranno gli Cioè, assistenti che esatto. che E tra magari l'altro si fanno molti non anche, sanno. telefonano anche alla carrozzeria lì a fianco e dicono: no, ce l'avete ancora il barattoletto di 40 anni fa? Magari avete Certo, avanzato un po' di guarda, vernice. È circa stato fatto, cioè. 6 mesi fa ho chiamato una ditta italiana che produce termostati per scoprire se avevano ancora dei fondi di magazzino di un pezzo che hanno usato in vari prop di Star Wars e Alien, che è No, vabbè, stato adoro. finalmente identificato l'anno scorso, dopo 40 anni, identificato, e era tra l'altro di manufattura italiana. Io ho provato a chiamare, mi hanno preso per deficiente, ovviamente, dico, ah, certo, Aspetta che lo scrivo però... sulla mia macchina da scrivere invisibile, gli chiedo subito. No, vabbè, follia. Le Questa mogli però. che lo sanno Guarda, lo scopriranno io oggi. un mese fa ho trovato, penso, le ultime quattro lucette verdi per la cinta di Vader a New Hope originali anni Esistenti. 70, che esistenti in tutto il mondo. Sì. Perché fino Complimenti. adesso le mie repliche che producevo, cioè le uniche che si trovavano era la versione cinese, che comunque è una copia fedele riprodotta, però non era lo stesso esatto verde, non era, diciamo, lo stesso modello made in Japan, e invece sono riuscito poi, impazzendo sul web, a trovare, penso, le ultime 8, perché 4 me ne sono tenute io e 4 ce n'ho in vendita, non so a quanto mai le venderò o se mai le venderò, però le ultime 8 di magazzino che avevo, ho detto mandamele tutte quante, e poi non so se c'ho Ma dov'è qualche tra foto. l'altro, molti A questo scopriranno punto. invece adesso che, ok, il 77, ma Rogue One ha i Death Trooper che hanno una certa ispirazione, no? Di Vader, la Sì. cintura, eccetera, eccetera. Lo sapete, vero, che gli elmi dei Death Trooper sono bicolori come Vader e in maniera asimmetrica come Vader? No? Questo Quanti lo no, sapevano? non lo sapevo, no, non lo sapevo. Stavolta Ora no. anche Rogue One non l'ho mai visto adesso. Bene. Mi levo sta maglietta, non sono più degno di portarla. Ma Fabrizio, la mia domanda è: le lucette, cosa, cioè quelle lì le terrai o cercherai di fare una replica il più accurato possibile? No, allora, le lucette già la replica si trova. Aspetta, che a chi la posso mandare? Te la mando a te su WhatsApp, Marco? Sì. Al limite le metti in visione. No, ti dicevo, il modello in vendita già si trova, è una replica cinese, un modello di luci da pannello che puoi tranquillamente comprare, quindi non ha senso fare una replica mia.
però io cercavo, diciamo, la versione proprio originale, la vera lucetta, che era una luce che si montava su un, lo dico, su un amplificatore Marshall. Eccole qua. Ma dai. Allora, quella verde acqua è quella originale, già, giapponese. E quella lì verde più, diciamo, più verde è la copia cinese. E no, non le vendo, cioè nel senso le tengo, le terrò per me, ne erano le ultime 8 disponibili e l'ho comprate tutte quante. Ho mandato anche la versione dietro dove si vede Made in Japan. Tanto per. Io volevo un attimo coinvolgere anche Amedeo. Sì. Amedeo è uno dei padri di Star Wars in Italia, sostanzialmente, è un grande collezionista, e siccome questa ricerca del dettaglio si interseca anche con l'originale, il pezzo originale, la ricerca anche del pezzo originale che coinvolge anche il collezionismo, cosa ne pensi un po' di questa spasmodica ricerca dei dettagli? Scusa, viene fatta... Marco, mi sei mancato gli ultimi secondi, quindi non ho capito la domanda, scusami. Niente. Se, tra l'altro sei all'immagine bloccata, giusto? Sì, formazione sì. Tecnica. Infatti. No, dicevo, siccome sei un grande... Mi senti, Amedeo? Sì, ti sto ascoltando. C'è stato un blackout momentaneo, scusami, ma niente. Non ti ho sentito. Mm-hmm. Niente, allora ti ripeto, siccome tu sei un grande collezionista e la ricerca del dettaglio, oltre a ricercare materiali simili, a volte va anche a cercare proprio gli stessi oggetti che in qualche modo anche tu cerchi di collezionare. Cosa pensi di questo discorso del dettaglio e della spasmodica ricerca dei dettagli e dell'accuratezza? Ma spero che mi sentite, anche se l'immagine non è movibile. Però l'audio c'è, vai. Intanto, io sono matto, ma questi due mi superano di gran lunga. E io da loro ho solamente che imparato, perché sono veramente pazzi nella ricerca del dettaglio. Poi io e Fabrizio abbiamo avuto una storia insieme, appunto, per un costume particolare. E insomma, da loro due e la loro pazzia, perché chiaramente questi, le donne sanno cosa che siano, nel dettaglio, invece di dire ma guarda che bella quella bionda, ma guarda che bel culo che c'ha l'altra, stavano lì a parlare del dettaglio, della cazzatina, del che sono dettagli importanti anche quelli. Tra l'altro con discussioni, cioè anche incazzati, cioè nel senso buono della parola, però non sono discorsini così, cioè proprio a livelli da discussione pesante, questi due qua, mica scherzano. Poi, siccome io sono il più sobrio dei tre, no? Quando ci si trovava dopo l'evento e cominciava l'alcol a salire, hai capito? La Coca-Cola non era permessa a entrare nella stanza, allora venivo fuori qua anche con le budellate, no? E allora, sai, perché io ho trovato là, e io che ascoltavo non ho fatto altro che imparare da questi due geni del male, perché non può essere altrimenti. E ascoltandoli mi è venuta anche a me la passione di entrare nel dettaglio, no? Io come collezionista ovviamente vado alla ricerca delle cose più dettagliose possibile, eccetera eccetera. Mi sono messo anch'io a farmi qualche costumino, eccetera eccetera, ma chiaramente la conoscenza che hanno questi due individui, io manco ci arrivo, insomma, nel mio piccolo, però nel mio piccolo sono riuscito a farmi anch'io la mia ricerca del dettaglio, della ricerca del particolare. Poi, diciamoci la verità, quello che è fantastico di questi due signori è che la Lucasfilm, finché non ha ceduto i diritti alla Disney, era impossibile avere qualche informazione ufficiale. Lo stesso Lucas pretendeva che i giocattoli, tutto quello che usciva, le spade, non avessero nulla di simile a quello che veniva usato nei film.
E questi che andavano alla mostra e facevano le foto, poi Fabrizio col metro, no, vicino alla vetrina, faceva calibro, la foto. Per gli... Col calibro. Col calibro, cioè... Sì, no, questa ti prego, mi devo farmela raccontare, perché no, alla Celebration, se non ricordo male, dove c'era Rogue One, del 2016, ricordo che arrivai davanti ai costumi e la prima sensazione era: oh, vecchi belli, no? Cioè, c'era questa adorazione di questi costumi, e c'erano altri invece con i metri, con le foto. No, scusate, e doveva uscire The Force Awakens, non era Rogue One, eravamo ad Anaheim e c'era Fabrizio e Piero con le varie attrezzature contro la Rolly, però guarda, e cominciavano delle discussioni. Non era un problema il fatto di guardare il costume, ma era guardare tutti i dettagli di qualsiasi cosa, e non era Star Wars, era la follia, capito? No, però li guarda le proporzioni, poi tutte le foto, poi si fa tutte le foto, poi guarda, era una roba fuori di testa. Allora, ti dico una cosa a proposito della Celebration, che è tornata, tra l'altro, utilissima proprio di recente. Io da circa 15 anni sostengo che i chess box dei TIE abbiano una texture, una trama orizzontale. Cioè, io ero diventato all'epoca... diciamo famous for rips, perché avevano queste famose costine. aspetta Piero, traduco: i costumi da TIE Pilot, quelli neri con i tubi che guidano i TIE Fighter, hanno un'armatura dove davanti... Ma non è lo Star Wars Day, non è un canale per gente che sì, vede Star però Wars. C'è, sì, ma non, okay, non, ah, non, vabbè, ok, non folli come voi, hanno una scatola, una serata piena di complimenti, una scatola sul petto, sì, con dei tubi che escono. Questa scatola ha un design. Piero sosteneva che nel frontale si vedessero delle ribs, delle righe. Ok, prego, traduco. Marco, cartella chessbox. Nella cartella chessbox c'è un file la regia lunghissimo, esatto, dove avevo raccolto un po' di prove, di foto di produzione, eccetera, dove si intravedeva questa texture. Era quella che facevo vedere prima? Era quella che stavo facendo vedere prima? Ma prima ho visto i COG e basta, non ho visto l'immagine. Dopo i COG, aspetta. Per un secondo sì, per un secondo si è vista. Ma è lunghissima, però, è lunghissima. Esatto, è che... Sì, ma se me lo dicevate preparavo anche io una cartella bellissima, con tante foto bellissime. Non sei professionista, non hai studiato, eh? Non studiato. Me l'hanno detto, Vergogna, vergogna. Allora, vado avanti. Questo nel 2005, io sono arrivato nel 2008, mi pare, nel detachment dei TIE, dicendo: oh raga, guarda che avete sbagliato tutto, i TIE a New Hope in realtà sono il ritorno dello Jedi e viceversa. E in più ci sono questi tre dettagli qui, ci sono le guarnizioni, ci sono queste costine segnalate dalla freccia, sì, ok, si vedono anche un pochino qui. E ho detto: guardate che ci sono in tutti i costumi. E io ci ho provato per qualche anno, dopo ho trovato davanti un muro: no, ma quello è un difetto della termoformatura. Io faccio termoformatura, non è un difetto della termoformatura, e c'è in tutte. Sta di fatto, fast forward, passano sti quasi 15 anni, torna periodicamente questa discussione su ste costine. Perché era importante? Perché ad esempio io avevo venduto i miei stampi ai ragazzi di RS Props inglesi. Questi hanno dovuto togliere le costine dagli stampi perché altrimenti non venivano approvati questi costumi. Penso di... Ecco, perché secondo loro nel film non c'erano, cioè c'erano nelle foto di produzione, evidentemente nel film le hanno tolte, poi le hanno rimesse quando i costumi erano nelle mostre. Certo, era molto logica questa cosa, no? Sì, ovvio. Molto pratica. Vabbè, per farla breve, questo mio amico americano Jay, con cui sono anni che ci sentiamo, adesso ha ripreso alla grande la ricerca sui TIE e ha voluto dimostrare proprio che tutti i chessbox usati nel film avevano ste costine. Quindi ha fatto lo schema di quale chessbox veniva usato in quale scena, quale finite umane in private, quale quello del tour in quello show americano, quale negli archivi, un lavoro della Madonna. Gli mancava un chessbox, che è quello in mano al prop store di Londra, ok? Ha scritto al proprietario del prop store e gli ha detto: ascoltami, ma in questo chessbox che avete ci sono le costine? Lui fa: no. Problema. Io ci ragiono un attimo. Alla Celebration, mi sembra Orlando, c'era lo stand di prop store e c'era quel famoso chessbox. E ricordo chiaramente che mio fratello mi ha dato la sua macchina fotografica, perché io volevo all'epoca dimostrare che c'erano le costine.
Quindi mi ero messo a fotografare, effettivamente, per chi conosce la termoformatura, non tutti i pezzi vengono esattamente uguali, cioè non è una cosa come la produzione. Non tutti vengono con buco, quindi. Esatto. Quindi alcuni hanno più dettaglio di altri, ci sono come gli elmi da Stormtrooper, quelli molto più precisi e quelli un po' più soft come dettagli. Sta di fatto che avevo fatto sta foto a sto chessbox in angolo in modo che la luce si riflettesse sulle costine per dimostrare che c'erano. Fatalità, era quel famoso chessbox di cui ci mancava la prova della presenza delle costine, le ho mandate a Jay e siamo riusciti a dimostrare che tutti i chessbox usati e adesso finalmente sono accettati. Dai. Hai fatto venire fama a forza di parlare di costine. scusa, mo, se però è vero, costine. Quando costine. Avevo parlato di figa, no? Mamma mia, come sei veniale, guarda. Allora, veramente a me mi ha fatto ripensare che stavo ascoltando il panel precedente dove c'erano i doppiatori, che quella che doppia Rey, mi sembra, non so, come, non mi ricordo come si chiama, che stava raccontando... Benedetta. Una storia di una serata dove con un cartone di vino che hanno bevuto in tre è successo un delirio? Ma che gente è questa che si ubriaca con un cartone di vino? Se devo raccontare serate che abbiamo fatto noi, i cartoni di vino, boh, non lo so, mi ci sciacquo le ascelle, io, porca miseria. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Una cosa è certa, non abbiamo mai dormito durante le convention. Mai. A noi, mai. Poi Fabrizio lo sa perché abbiamo viaggiato anche all'estero insieme. Madonna. Ho fatto la JediCon insieme, anche due o tre eventi, e sì, con gli orari d'ufficio ovviamente la JediCon, come altre convention. Finito l'orario d'ufficio, chiudo le porte, da noi iniziava la festa. E abbiamo ubriacato tanti di quei tedeschi che se rientriamo ci danno il foglio di via. Sì, sì, che meraviglia. Comunque, io adesso ho le mie solite storie, che non credo che chi ci segua le sappia, però mi piacerebbe raccontare del cruscotto, della Volvo, dei fermacavi, dei manici per le macchine da fotografia, e per i modellini, gli chassis delle macchine attaccato. Piero, tu prima mi hai fatto vedere... Le vitarelle che tengono le campanelle delle sveglie. Esatto. Quello che prima, cosa mi hai fatto vedere? Io? L'altra, quella click, click, click. Che cosa diavolo questa è? Questa? Sì. Questo è il pezzo che c'ha Boba Fett dentro la coscia. Serve per prendere le fotografie. A me ce l'ha nel suo costume, ce l'ha. Ma esatto. Sul serio? Sì, questa sì. Questa è appunto Peterson. Una di quelle che si chiamano found part, come le lucette di Vader di prima, sono quegli oggetti che i prop maker all'epoca hanno raccattato su da qualche parte, da qualche montagna di rottami, e hanno attaccato a caso i costumi. Quindi questo è uno di quelli che si chiamano Shin Tool, cioè gli attrezzi che porta Boba Fett nella tasca degli Stinky, compare di tanto così, e in realtà è un attrezzo per fotografia. Non me l'hai, quindi mi hai dato il contributo. Mi hai dato il contributo video, il contributo fotografico non c'è? No, di questo non c'è, questo c'è live. Beh, guarda, basta che questo c'è live. Lo faccio Shin vedere Tool, Fai vedere la video, fallo vedere video. Tu che ce l'hai nel costume tuo. Te l'ho montato esattamente il pezzo originale, ce l'hai tu. Poi se volete che rimaniamo a tema, ne ho un altro che è ancora più da chilo questa cosa qui. Eccolo, Pulce 40. Quella è il blaster di Boba Fett. È il blaster di Boba Fett, cioè un fucile subacqueo, giusto? Questo è un fucile subacqueo italiano. Orgoglio italiano. Che non si è manco mai visto, perché dovete sapere che in sostanza questo è un blaster che ha Boba Fett solo nell'Impero colpisce ancora, non si rivede più nel Ritorno dello Jedi, e che rimane fisso in fondina, quindi non si è mai visto, non ha mai preso in mano, nulla. Dopo anni si è riuscito a identificare il modello corretto, che poi è quello con... Eccola lì, l'attrezzo sulla sinistra. Eccolo. Eh sì, è vero, incredibile. Eccolo là.
Minchia. Guarda, l'ho dipinto anche il pezzo che va sotto dentro, che non si vede. Grande. Sì, che poi, sì, aspetta, sì. Aspetta, ti dico pure di più. Quest'altro attrezzo che ha nell'altra parte della gamba è costituito dalla parte tagliata di quell'altro che non c'entrava. Quindi lo hanno tagliato e ci hanno costruito quello che sta di là. No, vedi, no, questa fatta, parte che c'ha il nastro è la parte, è la punta di quello lì. Là. Sì, esatto. Piero, prendilo un po' quello che c'è tu, che è tutt'uno. Ah, sì, sì. Vedi? Sì, esatto, ecco, la punta arrotondata. È sì, vero. Sì. Che spettacolo. Hai capito come? Che meraviglia. Questa roba. Vedi, questo è attaccato col nastro come doveva essere, cioè, queste sono le cose che la gente matta vuole, cioè vuole queste cose che non si vedono ma ci devono stare. Io con l'uscita di Mandalorian ho preso diverse found parts, alcune consigliate da Medeo, tra cui un visore che in realtà è una macchina della Kodak. E te l'ho consigliato io quello. Sì, esatto, quello l'ho detto, ti ho citato. E la cosa che mi ha fatto ridere è che il detonatore che usa Cobb Vanth per uccidere il Krait nel primo episodio è un vero detonatore, però è molto più semplice. E tramite Filo, che saluto perché questi giorni ha compiuto 60 anni, mi sa, il grande Filo, un altro maniaco. Li abbiamo comprati in Polonia, io ne ho comprati due, mi sembra, a una cifra di tipo 3 euro, 9 euro, 7 euro, e la settimana dopo lo stesso articolo ne costava 25, perché avevano capito che, ha detto, perché sta gente ce li sta comprando queste cose? Hanno fatto uno più uno e hanno capito che era un oggetto, insomma, che arrivava da qualche parte, per cui hanno cominciato ad alzare i prezzi. La stessa cosa col visore, che è una macchina Kodak che ho comprato in Francia a 34 dollari, tra l'altro, 34 euro, spedizione compresa dalla Francia, c'erano negli annunci c'era questo a 34 e sotto a 79 con la scritta Mandalorian Found Parts. Esatto. Quella sopra, quella che ho comprato io, la vendeva come una macchina fotografica degli anni 70, mentre quello sotto aveva capito che cos'era, e c'era la differenza del doppio del prezzo, per cui anche questo, ho comprato la cassetta della Stanley, che è la stessa di io ne ho preso una a 20 euro di macchina fotografica, ho chiamato il tipo, ho trovato l'annuncio subito, lo chiamo, sì sì, ma ti interessa anche, ho dell'altro materiale, altre cineprese, io ma no, no. Regalo per mio fratello. Non so, è lui. Beh, appassionato, vabbè. Io non ne so niente di queste cose. Questa è come le borracce della Jostyle, che veramente, cioè, te le tirano dietro, tipo, oh, ma ce l'hai? Sì, ce l'ho sicuro in soffitta, poi te le prendi, le rivendi agli americani che non le troveranno mai, che sarebbe il pezzo che c'ha il Sand Trooper nel backpack. Nello zaino. Quella borraccia che va di culo, che hanno usato degli oggetti italiani, insomma. E quella borraccia lì, cioè, proprio ce la ricordiamo. Tutti ce l'hanno. Tutti, è impressionante. Quella borraccia lì, ce l'avevamo tutti. Ce l'ho a casa, io. Come è uscita fuori sta notizia, subito, ho detto, cazzo, ce l'ho in soffitta, sicuro. Lo vado a ritrovare. Che ho anche le cloche della Razor Crest, che aveva preso un amico, l'aveva presa apposta, e sono due controller dei videogiochi funzionanti, sono identiche, le aveva trovate, le ha prese lui, poi non se ne faceva un cazzo, me l'ha venduta a me. Tra l'altro pensa che quando hanno scoperto questa cosa della borraccia, Art Andrews, che molti di voi conoscono, che è un po' un'eminenza in questo settore, lui un giorno mi scrive e mi fa: ho bisogno che mi compri questo oggetto qua. Io ogni tanto fa ste cose, mi era successo anche con un fucile del Death Trooper, eccetera. Mi fa che devo controllare una cosa. Va bene, borraccia al giostile. Ok. E io quando mi chiede queste cose gli dico subito, devo comprarne una anche per me? Ma meglio. Ok. E quindi l'ho presa, gli ho mandato tutte le foto, tutto quanto, in modo che lui ha prima verificato che fosse quella corretta e tutto quanto, dopodiché è uscita la notizia, allora c'è stata la corsa alle borracce. Questo mondo è anche fatto di cerchie, amicizie, favori, conoscenze. Nel mondo di Vader c'è, cioè, la Vader mafia, infatti. Esatto. Dove solo poche persone sanno cose, esatto, che però non dicono a tutti quanti, per evitare di divulgare il dettaglio più estremo, e quindi solo pochi sono quelli che hanno i costumi proprio perfetti,
Però è giusto perché sennò poi dopo tutti quanti ce l'avrebbero uguali. Da un certo punto di vista lo posso capire, perché ovviamente uno ci ha messo tanto tempo per fare la ricerca, ci ha investito anche soldi magari, perché magari è andato apposta negli Stati Uniti per fare una ricerca, per far guardare eccetera, e poi dopo dirla perché qualcun altro ne possa la possa sfruttare, diciamo, questa ricerca, lo posso capire. Dall'altra parte ovviamente siamo tutti, a volte noi che siamo in quest'ambito ci consideriamo un po' tutti quanti, non dico dei fratelli, ma comunque degli amici, delle persone che fanno le cose insieme, quindi a volte sembra anche che uno se la tiri un po' a non dire le cose, però c'è un motivo, cioè non mi sento di essere completamente... sai, quando vuoi mantenere una certa esclusività di un determinato prodotto, è chiaro che se rimane, diciamo, questo dettaglio in mano di poche persone, poi rimane sempre esclusivo e quindi, diciamo, acquista anche una sorta di valore aggiunto che nessuno poi può avere. Se poi lo rendi pubblico, sì che ok, che tutti quanti poi lo sanno, però diciamo che tutto come hai giustamente detto tu, tutto il tuo impegno, soldi spesi, essere andato negli Stati Uniti, magari aver litigato, rischiato, non so, il linciaggio perché hai toccato il costume che non dovevi toccare o hai fatto cose che non dovevi fare, e poi cioè, arriva il bimbo minchia qualunque e dice: ah, vedi, questo lo sapevo pure io. Sì, ma questo lo sai perché ci sta qualcuno che ha rischiato la vita per sapere sta cosa. Prende il tuo lavoro e lo copia di paro paro e se lo mette a vendere, magari quando tu ci hai speso veramente soldi e tempo, quello lì te lo ritrovi in vendita su eBay. E poi magari millanta anche di essere stato lui a trovare. Sì, è chiaro, io mi ci sono trovato in condizioni del genere di con persone che mi hanno copiato in maniera proprio brutale e messo in vendita su eBay, che gli vai, cioè ci ho provato a scrivergli, comunque ho scritto anche ai vari detachment dove, diciamo, c'ho le persone che mi contattano per avere pezzi, però poi una volta che lo metti sul mercato è fatto. Cioè. Tra l'altro, se voi andate su Google e cercate Darth Vader, il 90% delle foto che troverete sarà Fabrizio Falà col suo costume, di cui centinaia di persone nel mondo hanno tatuato Darth Vader, ma non è Darth Vader, è Fabrizio col suo costume. E la foto promozionale che ha usato starwars.com per il 4 maggio. Esatto, ci sto io, ci sto. Fabrizio. Ma che stai dicendo? Se guardate in alto a destra... Quest'anno? Quello disegnato con tutto il disegno, quello sono io. Aspetta che lo vado a cercare. La cosa divertente che nessuno sa è che c'è l'ombra della sua tenda ed è visibilissima. No, della tenda della casa dell'amico mio. Dalla tenda del fotografo. No, vabbè, poco. Che gente che si è tatuata. Cioè, tipo, io ho letto delle... ormai me la prendo a ride perché... Cioè, ci sono state cose che mi hanno fatto altamente incazzare e comunque tuttora lo fanno, perché gente che sta usando queste foto per proprio venderle in maniera brutale, per farci quadri, stampe, magliette, lenzuola, tenda della doccia, tutto, coprivetro per la macchina. Io l'ho visto, le ho viste messe dappertutto. Scatole di caschi di qualche ditta che ha fatto dei caschi per vendere, hanno usato le foto mie. Però... cioè i tatuaggi dove la gente fa tutto il riflesso della tenda e leggere sotto le persone che dicono: che bel riflesso, ma che luci perfette che hai replicato, e quello sì vedi come sono bravo io, ma guarda che quella è una tenda, è la tenda della finestra dell'amico mio, porca miseria. Spettacolo. Tra l'altro c'è anche una roba contraria, adesso mi stacco un attimo da sta cosa per tornare sul dettaglio, che nelle produzioni recenti sta accadendo una cosa fighissima, cioè la produzione compra i prop dagli artigiani da usare in produzione, tipo il ciondolino di Grogu, che adesso non ce l'ho di qua ma in giro è, il ciondolino di Grogu non l'ha creato la Lucasfilm, l'ha creato un produttore americano e loro l'hanno
comprato da loro, per cui loro vendono esattamente il pezzo identico, paro paro, la replica giusta, perché l'hanno creata loro, non la Lucasfilm. La stessa cosa per i dadi dorati che non si vedono nel Falcon di The Force Awakens, li produceva uno che li vendeva su eBay ed era lo stesso che aveva venduto la produzione. Abbiamo anche alcuni artisti italiani che hanno fatto dei prop che vengono utilizzati per Mandalorian o per il futuro Andor e via dicendo. E soprattutto anche abbiamo tipo il Falà, il signore qui presente qui, ha creato dei pezzi per il Madame Tussauds di Londra, per cui insomma anche a Berlino stanno. Anche a Berlino, per cui sì. Cioè, voglio dire, non siamo proprio gli ultimi in queste cose qui come italiani, ecco, per cui insomma tanta roba. Intendevate l'immagine, quella, la composizione con tutti i disegni? Sì, sì, te l'ho mandata su WhatsApp, vieni un po'. Ah, aspetta. Dovrebbe essere questo. Ok. Sì, sì, infatti, era quella che avevo trovato, ok. Adesso la condivido. Perfetto, madonna che rido, ogni volta che vedo una foto di Fabrizio rido. Ah, io guarda, ormai, cioè, Instagram, se scrivi Vader non si sa quando arriva. Ecco. Che tra l'altro Luke non si sa. No, è truccato. Ho capito. Sì, cioè, sotto, aspetta che ti mando l'originale. Sai da dove la riconosco, Fabrizio, sempre? Dal collo. Dal collo corto. Dal collo corto. Ragazzi, quello è... Ma troppo... è meraviglioso. Allora, quelle foto lì le feci tempo fa, molto tempo fa, per ringraziare mia madre che mi aveva aiutato nella mia prima versione di costume. E feci questa cosa in sua memoria. E il mio amico fotografo, che saluto, non so se ci sta guardando, Stefano Puttafuoco, grandissimo fotografo, mi chiese, guarda, ti dispiace se le metto su Shutterstock? Gli dissi, guarda, a me non c'è problema, figurati, che problema ci sta, se qualcuno, cioè, non credo che ci sia qualcuno interessato a usare queste fotografie. E invece mi hai detto, è diventata una cosa impressionante, cioè, però, è pieno di foto mie, Fabri, è pieno, se ti pensi sono delle foto in alta risoluzione bellissime di Darth Vader in cui si vede bene, sono le uniche foto in alta risoluzione che si trovano online, per quello le hanno prese tutte, tra l'altro in posizione sì, perfetta, sì, però cioè, nel tempo ormai è quasi diventata una cosa di riferimento, che cioè Vader è quello, cioè il mio costume, non altre foto, cioè se chi lo deve usare per qualunque cosa usa quelle foto lì, che, cioè dico vabbè, ma quindi il riflesso qui davanti è la tenda, il riflesso qui davanti è la tenda. Guarda, Marco, ti ho mandato il link della foto, quella che è stata veramente usata, cioè quello che ho fatto, che poi hanno usato per esatto, vedi, se tu vedi la parte sopra, quel riflesso che si vede, che vedi alla, diciamo, destra, perché la luce centrale è il box luminoso. Ma quello che sta più a destra è la tenda dell'amico mio. No, vabbè, io sono senza parole. Che in effetti, andando a cercare su Google, si vede veramente un botto di volte questa foto. Ma madonna, ma guarda, è piena. Ma poi ce ne ho altre pure che sono state usate tantissimo. C'ho una cartella sulla mia pagina Facebook dove ci sono infinite foto di tatuaggi con le mie foto. Cioè, che... Tra l'altro, beh, alcuni tatuaggi bellissimi. Fabrizio, no? Fabrizio, sì. Abbiamo fatto una Yavincon, se ne ricordi, è rivestito da Django Fett. Sì. Si è fatto le foto il sabato e domenica, perché bene o male era a fine weekend d'estate. Il lunedì, martedì, io che gironzolo, no, per eBay, mi trovo la foto di Fabrizio vestito, beh, certo, da Django. Yeah. E dico, ma sì. Fabrizio, ma ti sei messo a vendere i costumi? Perché qui su eBay c'è un tizio con le tue foto che dice prepara costumi. E... Sì, 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 mi ricordo anche di questo. Te lo ricordi? Va? Come no? No, ma poi sono d'accordo con quello che dici, perché alla fine ogni artista ha il suo segreto, no? E purtroppo nel nostro mondo, io ne sono testimone, mi viene anche un po' da ridere, perché sai, parli con le persone, parli con gli amici, chi viene, io mi sono fatto il costume, eccetera, 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 e vengono fuori che,
hanno cercato il particolare in una certa maniera perché con l'aiuto della, del Zenith di quel giorno che era, insomma, la favola, poi hanno tutte cose che avevano imparato o copiato o rubato da quello che sono le fonti ufficiali che sono qui presenti e che continuo a dire veramente siete delle cime. Cioè noi quando andavamo alle convention tedesche o inglesi con i nostri costumi abbiamo sempre fatto una bella figura perché eravamo proprio maniaci del dettaglio, dove i tedeschi per quanto poco o gli inglesi erano abbastanza si dice proprio appena accettabili. Ne parlava proprio Luca Masciullo nel pezzo, nel panel precedente, quello sulla 501esima, sul fatto che proprio noi quando facevamo i primi eventi in Germania... Guarda, si vedono le tende qua, Piero, si è allargate, si vedono le tende di sto tatuaggio. E la luce fuori. Ma io quando trovo i tatuaggi li giro sempre. Vedi la tenda dietro? Cosa salta fuori? Ma la gente poi pensa che saranno riflessi particolari, chissà che cazzarola si credono che ci sta riflesso. Le luci del ponte dello Star Destroyer. Esatto. Sì, esatto. Le tende di casa della... Una delle prime volte ero in convention a Venezia, forse, passo davanti allo stand di una mia amica che fa realismo e aveva sta foto stampata. Passo e le faccio, ma tanto di Fabrizio, eh? Però gli ho detto di allungare un pochino il collo. Comunque, quello che diceva Amedeo appunto è verissimo, perché noi italiani, non per vantarsi, ma evidentemente abbiamo un occhio un po' più attento su alcune cose, appunto... Mi ricordo andando nei primi eventi in Germania, avevano delle armature, ragazzi, veramente. Amiamo orribili. Il dettaglio, amiamo approfondire la cura. E siamo lì che, ripeto, cerchiamo proprio il pelo nell'uovo, siamo fatti così. D'altronde ci distinguiamo nel mondo proprio per la nostra arte. Quindi ben venga che questi successi che... avvengono sono dovuti proprio dalle nostre passioni e dalla ricerca proprio del particolare spasmodico, dico proprio da pazzi, perché alla fine è una grande passione, Guerre Stellari, Star Wars, la viviamo in tutti i modi e salse possibili, però ecco, giustamente come dice Fabrizio e come dice Piero, siamo i numeri uno, io penso veramente. Sì. Su poi alla fine come tutte le cose siamo anche quelli che hanno aperto le porte, ammettiamolo. Il primo costume Darth Vader io l'avevo visto indosso al Stefano Fabroni all'epoca. Piero si ricorderà, mi ero fatto un costume da Darth Vader per quello che si aveva, perché come dicevo prima, certo, fino a che la Lucas non è stata di proprietà Disney non giravano assolutamente nessuna informazione inerente a quello che erano le prop, e quindi tutti si cercava di star lì con la scatola, controllavi gli angoli, menate varie, e l'abbiamo usato, anzi Giancarlo me lo ricordo, lo indossò e si andò a Lucca con sto Darth Vader che già faceva effetto, ed è lì che facendo vedere il primo Storm con il scatolotto grosso in testa, vedendo i primi passi, anch'io col mio R2D2 praticamente si è dato il via a molta altra gente a dire: se lo ha fatto lui lo farò anch'io, bene o male. Forse questo dipende dall'interesse che ognuno, no, mette sulle cose, però noi abbiamo veramente aperto le porte. Ovviamente quando sfondiamo le porte, chi sta dietro le trova già aperte, e quindi questo fa sì che alla fine qualcuno si comporta bene, qualcuno ne abusa. Io ho fatto l'R2D2, un tizio mi dice: guarda Medeo, so che tu R2D2 è stato fatto da un tizio di Udine. Vabbè, bravo, che ne so io. Io nel 2004 me lo sono costruito di sana pianta, calandrando
il corpo cercando di fare bim bum bam, e l'altro dopo 7-8 anni diceva che l'aveva fatto lui per me, su ci commissione. Sta. Quindi ragazzi, che vuoi, succedono anche queste cose qua. Esatto. Ragazzi, ad esempio, a malincuore vi devo fermare, scusatemi, purtroppo abbiamo fin dall'inizio deciso di essere molto rigorosi coi tempi, anche per non andare a intaccare i vari panel successivi, dopo di noi ci saranno altri sì, esatto. Quindi non vi faccio vedere il mio portapuntine di giradischi degli anni 70 che è la pillbox dell'elmo da TIE Fighter dietro, per niente. Allora ti doveva stoppare, non è che tu puoi cacciare le cose flexino secondo, così, flexino così proprio. Cioè il panel di colpo grosso Star Medeo Wars adesso. Fuori le cose adesso si continua. Vabbè, oh no. Vi rinviteremo un'altra volta, dai, rimaniamo sì, che ecco, continueremo un'altra live. Grazie. Baci. Qual è il prossimo panel? Un po' di serietà, un po' di serietà. Io vorrei partecipare a quello se si può, allora. Va bene. rimango un attimo. Grazie ragazzi di nuovo per essere stati con noi. A presto. Per chi è agli amici. Ciao ragazzi. Ciao. Tra un po' è Revenge of the Fifth. Esatto.